Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti a questa bella occasione che esce dal consuetudinario ciclo di temi e fonti di storia locale di Archivio Bergamasco e per l'occasione, appunto, questa occasione eccezionale, verrà presentato il libro Storia di Bergamo dalle origini ai giorni nostri, realizzato, co-realizzato dal professor Gianluigi Della Valentina insieme a Claudio Visentin. Una bella occasione quindi per parlare di una storia di Bergamo raccontata a due voci e raccontata in particolare dal professor Della Valentina con un importante trasporto emotivo, me ne stava giusto facendo cenno un momento fa. Penso che il professore abbia bisogno di poche presentazioni, di una presentazione tutto sommato stringata, soprattutto per i soci di Archivio Bergamasco, una figura che è molto attiva in quest'ambito e non soltanto in quest'ambito, anche in altri ambiti culturali della nostra città da parecchio tempo, da quando è arrivato presso la nostra città ormai quasi 50 anni fa, mi raccontava. Oltre. Bene, quindi poche presentazioni, giusto per ricordare i suoi tanti anni di insegnamento, sia nelle scuole superiori, sia anche ovviamente all'università, dove il professore all'Università di Bergamo ha avuto modo di insegnare storia economica e storia contemporanea. Tutta questa attività di insegnamento affiancata anche dall'importante collaborazione tenuta per anni con riviste e con il mondo della cultura e dell'editoria. Ricorderò tra le sue pubblicazioni di grande respiro più recenti soprattutto Ombre e luci, storia economica d'Italia dall'unità a oggi, curato e scritto insieme a Stefania Licini e pubblicato dall'editore universitario Mondadori nel 2018. Ma le pubblicazioni naturalmente potrebbero essere moltissime da ricordare anche nell'ambito dell'editoria scolastica. L'importante contributo che il professore ha dato al mondo della geografia e della storia economica. Passando quindi a noi, vorrei introdurre questo libro partendo da alcune considerazioni generali. Quando è stata paventata l'ipotesi di realizzare questa presentazione, è subito sorto spontaneo l'interrogativo, e poi è stato esternato anche nella domanda che introduce questa presentazione: un'altra storia di Bergamo? Che cos'ha questa storia di Bergamo in particolare da offrirci, da dirci in più rispetto al tanto che è stato scritto, che fortunatamente continua ad essere scritto? Quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi punti di originalità di una storia di questo tipo? Una storia che, inserita in una collana promossa da questo editore di Pordenone, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, nella quale compaiono molti altri titoli legati a storie delle città padane, delle città del nord Italia, soprattutto delle città del contesto veneto e friulano, ma non solo. Ebbene, quindi questa storia che cos'è? È una guida storica della nostra città? È un'altra guida rispetto ad altre guide di natura storico-artistica, storico-culturale? Decisamente no, per chi di voi l'avesse presa in mano si rende conto che questa storia ha molto di più da raccontarci. È una storia che presenta un sottotitolo certamente impegnativo, dalle origini ai giorni nostri, quindi ha la volontà di racchiudere nell'arco di circa 250 pagine dei contenuti importanti riguardo circa 25 secoli di storia bergamasca. Allora io giro la domanda che Archivio Bergamasco ha posto nel momento in cui ha deciso di creare questo evento al professor Della Valentina per spezzare il ghiaccio: un'altra storia di Bergamo. Perché un'altra storia di Bergamo? Come nasce questa storia di Bergamo? Buonasera, grazie. Do subito la risposta, visto che mi viene fatta una domanda. Perché, a meno che uno pecchi di eccessivo orgoglio, se gli chiedono di fare una storia di Bergamo, uno pone mente immediatamente alle due monumentali storie, quella del Belotti e quella più recente della Fondazione, quella economico-sociale, dice no, basta, no, no, no,
cosa ho altro ho da aggiungere. E invece, parlando con Visentin, l'altro autore, doveva esserci un terzo di autore che si è tirato indietro perché si è trasferito a Bologna e faceva parte di questo cenobio, è Rodolfo Vittori. Abbiamo cominciato a chiacchierare tra di noi e la considerazione che è nata, una considerazione elementare che credo facciamo tutti quando andiamo in giro, non so, a visitare una città che non conosciamo. Magari a me è capitato recentemente con Trieste, la conoscevo superficialmente, ma ci sono andato per 4-5 giorni e cominci, giri, vai a San Giusto, la famosa piazza dell'Unità d'Italia, eccetera, come fa qualsiasi turista. Poi però, se ti fermi un po', senti che ti manca qualche cosa. Sei un turista, non hai l'opportunità, a meno che si abbia qualche conoscenza, eccetera, ma non hai l'opportunità di entrare un po' in profondità. E però, appunto, man mano che cresce la conoscenza del quadro materiale che ti circonda, cresce anche l'altra domanda: ma i triestini chi sono? Cosa hanno di diverso da me? C'è una identità, eccolo qua, il bandolo della matassa. E quindi l'idea è stata quella di parlare di Bergamo, evidentemente, della storia di Bergamo, ma usando l'identità come filo conduttore, per offrire al lettore, magari un lettore che viene da fuori, per delle chiavi per capire meglio la città, il territorio e la sua gente. Quindi l'identità, ecco, se volete, ecco, posso rispondere il perché siamo andati alla ricerca della identità bergamasca. Ma la ricerca è dove la cerchi, è dove la trovi, supposto che tu la trovi questa identità. E io sono convinto, sono un grande, ero da studente tanto tempo fa, mi piaceva da morire Brodel, e Brodel è quello che è partito dalla geografia per arrivare alla storia. Ed è quello che non ha mai dimenticato che la storia di qualsiasi comunità, piccola o grande che sia, può essere una tribù dell'Amazzonia africana, può essere una comunità nazionale. Ogni comunità, piccola o grande che sia, costruisce la sua storia a partire da un territorio e dentro quel territorio, in interazione con quel territorio. E per secoli, in età preindustriale, questa storia ha significato, ancora oggi naturalmente, prendere da questo territorio, catturare qualche cosa, le risorse di questo territorio, condizionati dalle caratteristiche di questo territorio, per trasformarlo, per ottenere ciò che serve per la vita quotidiana, eccetera. E quindi, ecco, il libro parte da questo territorio, che tutti conosciamo, evidentemente. E però forse vale la pena riflettere di più. Ricordo, tanto tempo fa, ero dalle parti di Parma, di Reggio, ed ero incuriosito da quella storia del parmigiano reggiano. Cioè, il parmigiano reggiano e il grana padano, che si assomigliano molto. Pensavo che la differenza consistesse nei processi di lavorazione, di invecchiamento, eccetera. Sì, mi disse qualcuno esperto, naturalmente, eccetera. Sì, sì, tutto questo conta, ma attenzione, attenzione. Salvate la carta. Parma e Reggio. Dicevo, se guardate, osservate la carta geografica, vedete che Parma e Reggio si stendono dall'Appennino, scendono giù verso la pianura fino a lambire il corso del Po. Ecco, il parmigiano reggiano lo troviamo su questa sponda
sulla sponda destra del Po, il Grana sulla sponda sinistra. E perché? Perché i suoli sono diversi. E uno che non è esperto, eccetera, non, queste cose non le sa, non ci pensi nemmeno. Sono suoli diversi e quindi crescono dei fieni diversi, le bestie mangiano dei fieni diversi, fanno un latte diverso con il quale si ottiene un formaggio diverso. Voi mi direte, sono piccole cose. Sì, piccole, o a volte piccole, a volte invece o più importanti. Ecco, quando parlo di territorio, alludo anche a questo. Ogni territorio ha, prima di tutto, dei confini. Prima di tutto, un territorio è cacciato da qualche parte. La provincia di Bergamo è qua, lo sappiamo, non sto a dirvi dove. Se fosse da un'altra parte, avremmo, per esempio, relazioni diverse con chi ci sta vicino. Invece siamo qua e quindi abbiamo tante relazioni con Milano. Belle o brutte che siano le relazioni, ma ho una grande città. Oggi, come già nel Medioevo, una grande città come vicino, che può essere comodo e scomodo secondo dei casi. I Visconti dal 1330 al 1428, un secolo quasi, vennero a dominare, a governare Bergamo, mettiamola così. E poi, un po' meno vicino, ma abbiamo quell'altro, Venezia, la cui presenza si è fatta sentire, ha significato tanto nella storia di questa città. Ecco, Bergamo è qua, non è da un'altra parte. Con certi confini. Prendiamo l'auto, ancora oggi, andiamo a Milano, andiamo a Brescia, passiamo due fiumi, uno dirà, ma fiumi, quanti ce ne sono? Quanti confini segnano i fiumi? Sì, ma i fiumi sono tutti diversi, non sono uguali uno all'altro. E l'Adda e l'Oglio, che fanno da confine rispettivamente a occidente e a oriente, hanno questa bizzarria che hanno deciso di scorrere belli incassati nel fondo a delle forre un tempo boscose, oggi no, un po' meno. No. E quindi, per esempio, attingere l'acqua era un po' più problematico rispetto ad altri fiumi. Per esempio, se prendete il Mincio, che passate quando uscite dalla provincia di Brescia per entrare in quella di Verona, vedete il Mincio che scorre a livello della pianura. Quindi dei fiumi che scorrono incassati o dei fiumi che scorrono a livello di pianura hanno significato qualche cosa di diverso nel passato. Oggi no, evidentemente. Ma oggi pensiamo di costruire il ponte sullo stretto di Messina, giusto o sbagliato che sia, ma possiamo permetterci queste utopie, questi sogni? Nel passato costruire un ponte era un bel problema. E quindi passare da una sponda all'altra di un fiume poteva essere problematico. Scusate se insisto con questi tratti riferiti al territorio, non vorrei che qualcuno pensasse a un mio scivolamento nel determinismo. No, io non voglio dire che il contesto ambientale ha determinato la storia delle comunità, no. Le ha condizionate, sì, però le ha condizionate. E le ha condizionate in un senso o le ha condizionate in un altro senso. Quando siete stufi di queste cose qua, fatemi dei cenni, perché io mi lascio poi trascinare, queste cose mi interessano. Posso dire ancora qualche cosa, aggiungo, a proposito del territorio? Poi penso di aver fatto capire quello che intendo. Un territorio è anche una morfologia. Il territorio della provincia di Bergamo è profondamente diverso da questo punto di vista rispetto a quello della provincia di Cremona, con la quale pure confiniamo.
nella provincia di Cremona abbiamo una distesa piatta, eccetera. Qui no, abbiamo gran parte della provincia che è coperta dalle montagne, poi una fascia di colline, una ristretta fascia pianeggiante, ristretta. E oltretutto qui entra in gioco la storia. Questa fascia pianeggiante a lungo non fu neanche tutta concessa a Bergamo, perché il fosso bergamasco la tagliava e portava via la parte bassa, la più fertile, fra l'altro, per darla a Milano, eccetera. Ma un territorio è dunque un insieme di opportunità e di vincoli, un insieme di risorse, ti offre risorse, per esempio nel nostro caso quelle minerarie, che hanno avuto una straordinaria importanza nella storia di questa terra. E quando dico risorse, alludo a quelle minerarie, a quelle vegetali, a quelle animali, quali cereali si coltivavano. Queste caratteristiche morfologiche della provincia hanno fatto sì che Bergamo sia sempre stata caratterizzata da una, come dire, fatica a produrre il minimo indispensabile per vivere. Questa è una costante che noi ritroviamo nelle relazioni dei rettori veneti. Quando vi dicevo dal 1428 al 1796, per tre secoli e mezzo abbondanti, Venezia governò, credo lo sappiate, mandava qui due rettori, podestà al capitano, uno che governava, diciamo, sbrigativamente governava la città, l'altro il territorio, ed era alla fine del mandato. Questi rettori inviavano al Gran Consiglio una relazione. In alcuni casi questa relazione era un po' superficiale, si sono conservate tutte, oggi sono anche pubblicate, eccetera. In alcuni casi, dicevo, come sempre succede, no? Gli uomini sono uomini, quindi sono relazioni un po' superficiali, in altri casi no, sono delle relazioni, ma sono libri molto dettagliati, eccetera. E ci descrivono per quei secoli la situazione. E c'è una costante che compare, tanto che qualcuno aveva persino ipotizzato che si trattasse di copiature. Una delle costanti che mi interessa, sempre in rapporto al discorso che stavo facendo, quello delle risorse, è la mancanza di risorse sufficienti a sfamare tutta la popolazione. Ora, se tutte queste relazioni fossero state redatte così frettolosamente, sbrigativamente, potremmo pensare proprio a una copiatura, eccetera. Ma dicevo, ce ne sono alcune che non possono essere prese come tali. E quindi sappiamo che questa era la verità. Ora, se una terra non dà da mangiare a tutti i suoi figli, scusate l'espressione così un po' poetica, no? Possono esserci due ragioni. Uno è fanno troppi figli, sono in troppi e quindi non si riesce a sfamare tutti. Oppure l'altra ipotesi è proprio le risorse mancano. È vera la seconda ipotesi. Perché è vero che fino a un paio o tre di generazioni fa si facevano 6-8 figli, anche 12 a Bergamo, ma questa era una costante, non era una peculiarità bergamasca, un qualcosa che ritroviamo un po' dappertutto nel regime demografico, quello che i demografi chiamano il regime demografico primitivo. Quindi il nocciolo, il bandolo della matassa sta in quello che dicevo, nella carenza di risorse, che non dipende da una cattiva voglia di lavorare, da una insufficienza tecnologica, no, il ritardo tecnologico era comune a tutti, eccetera. Dipende proprio dal fatto che quindi di pianura dove poter coltivare i cereali ce n'era proprio poca.
E alla provincia di Bergamo, ecco di nuovo l'importanza del territorio, rimaneva solamente quell'alta pianura asciutta che è impermeabile, permeabile e poco produttiva. La produttività della pianura padana comincia a diventare consistente quando si scende a sud della linea delle risorgive, quella che passa all'altezza di Cologno al Serio, per capirci, lì passano le risorgive. Sì, ma dopo di quella pianura, non quella asciutta, ma quella irrigua, rimaneva poco, troppo poco, a Bergamo, e quindi non c'erano cereali a sufficienza. Conseguenza di tutto questo, dopo smetto davvero, conseguenza di tutto questo, i bergamaschi cominciano a emigrare già nel Medioevo. E sarà una storia secolare che andrà avanti fino agli anni 60 del secolo scorso. C'erano ancora negli anni 60 alcuni bergamaschi che andavano in Svizzera. E poco dopo si ribaltò completamente la situazione e cominciarono a bussare alla porta i primi immigrati, quelli che venivano dall'Albania all'inizio, dall'Africa, eccetera. Questa storia dell'emigrazione si lega indissolubilmente a quelle caratteristiche complessive della provincia. E poi ce n'è un'altra sulla quale magari possiamo tornare più tardi, quella delle pluriattività, non contadini tout court, ma contadini che si rimboccavano le maniche e facevano tante altre cose. Sì, molto pregnante la riflessione di partenza relativa al suo amore, alla sua ispirazione, anche tratta da Fernand Braudel, anche perché lei a un certo punto, in conclusione quasi del vostro testo, fa riferimento al concetto brodeliano della lunga durata e lo fa a proposito del carattere bergamasco, quindi evidentemente intrecciando ancora l'idea del carattere, della tempra, dell'impronta bergamasca con la spazialità, con il territorio che lo circonda. E a proposito di questo, mi sembra che il testo insista spesso anche sulle divergenze, sulle diversità di carattere, di natura, di vedute, tra il bergamasco di città e il bergamasco del contado, e il bergamasco di pianura da un lato, ma soprattutto il bergamasco delle valli dall'altra. Una diversità di vedute che lei cita in contesti anche molto diversi l'uno dall'altro nel corso dei secoli. L'ultimo riferimento nell'ambito della storia contemporanea del Novecento lo fa a proposito delle votazioni politiche e dei referendum, quindi a proposito della scelta tra monarchia e repubblica, dove in città vince la repubblica pur con una percentuale ancora più risicata rispetto a quella nazionale. Le valli invece esprimono una significativa preferenza per la monarchia e questa distinzione in qualche modo si ripropone anche in anni più recenti, fino al referendum sul divorzio negli anni 70 e al referendum abrogativo del 1981 sulla legge relativa all'aborto del 1978. Anche lì si vedono queste differenze. Ecco, a me piacerebbe che lei riuscisse a darci un saggio di queste differenze che io ho cercato soltanto di riportare a proposito di un esempio banale, conclusivo, all'interno del suo testo. Vorrei quindi ripartire dal contesto di territorio, dal contesto di pluriattività, dall'importanza dell'emigrazione che lei ha sottolineato e che non è soltanto l'emigrazione che nel corso del Novecento porta tanti bergamaschi all'estero, porta tanti bergamaschi in Svizzera, per intenderci, piuttosto che in altri paesi europei, quando non verso l'Australia, tanti minatori, o verso l'America, ma un'emigrazione che aveva portato anche in altre zone del territorio lombardo, del territorio padano, tra tardo medioevo e modernità, una cosa che ho avuto modo di studiare anch'io da vicino. Ecco, vorrei chiederle quindi qualche parola a proposito di queste diversità tra i bergamaschi di città e i bergamaschi di contado, e partendo da questo spunto anche dare là
alla sua riflessione sulla pluriattività, sull'industriosità, sulla volontà dei bergamaschi di specializzarsi e di prendere in contemporanea strade diverse per sopperire tutte queste mancanze del territorio. Ci sono un po' di questioni che si affastellano, vediamo un po' una alla volta. Qualcuno di voi avrà letto forse quel libro, parlo dell'Ottocento, di Carlo Cattaneo sulle città d'Italia, dove mette in evidenza la differenza tra città campagna in Italia e in altri paesi. Per esempio, dice sempre, i contadini intorno a Parigi, scrive, non si considerano parigini, mentre i contadini bergamaschi, per esempio, si definiscono bergamaschi, rimandando alla città, eccetera. Ora, la nostra storia, da questo punto di vista, storia italiana, è caratterizzata da questa dualità. Città-campagna non sono diverse solamente, come è ovvio che siano, da un punto di vista proprio ambientale, delle attività economiche, eccetera, ma si collocano su due gradini molto diversi. E Bergamo? Se noi prendiamo la pianura bergamasca, non c'è ombra di dubbio che questo discorso valga come vale per tutta Italia. Ma io penso, ad esempio, dopo la metà del 400 e più avanti, penso ad esempio alla Valseriana. La Valseriana non era mica collocabile su un terreno di inferiorità rispetto alla città, ma da nessun punto di vista. E per dirne una, i lanieri di Gandino sono così forti da ogni punto di vista da rivolgersi, senza passare attraverso la mediazione della città, da rivolgersi direttamente a Venezia per ottenere la costruzione della strada, allora in terra battuta, eccetera, che da Gandino avrebbe permesso loro di scendere in Val Cavallina dalle parti di Casazza, se non ricordo male, onde evitare il transito attraverso Bergamo, che non solo gli allungava il cammino già lungo, perché a dorso di mulo impiegavano circa 15 giorni per portare i loro panni di lana fino a Monaco di Baviera, ma da questo punto di vista passare attraverso Bergamo non è che gli allungasse poi troppo la strada, no? Il problema è che passare da Bergamo significava pagare il dazio, e così, mi permettete l'espressione, fregavano la città. Ecco, quindi c'è un territorio che è particolare, è articolato. La Valle Seriana è stata qualcosa di diverso. Questi valligiani, le valli bergamasche, giustamente ricordava delle diversità che si sono manifestate anche recentemente attraverso questi voti politici, eccetera. Ma ci sono comportamenti che vanno indietro nel tempo. Quando si fa vivo il Leone di San Marco, sempre questo 1428, sono le valli che lo accolgono con entusiasmo. La città nicchia un po', anche se qui ci sarebbe quel discorso lungo da fare sulle rivalità un po' comuni a tutta Italia, Guelfi Ghibellini, e che qui erano particolarmente acute, eccetera. Erano stati i Ghibellini, Suardi di Bergamo a chiamare i Visconti, non i Valligiani. Quindi la città è molto più tiepida, le valli si comportano diversamente. Io penso che alcune ragioni di queste diversità le possiamo andare a cercare ancora una volta in alcune delle cose che dicevo prima, a parte il territorio, le morfologie, quindi l'economia delle valli, l'economia della pianura, l'economia della città, che non sono le stesse, quindi i lavori non sono gli stessi, quindi le identità di mestiere cambiano, eccetera. Ma di nuovo la posizione, proprio il popolamento delle valli, per la loro posizione, sono state caratterizzate da flussi che venivano da nord, quindi anche ceppi etnici un po' diversi. E la pianura per secoli, e forse anche di più, fu coperta dal lago Gerundo,
famoso lago Gerundo, che era poco profondo, più paludoso che altro, ma stiamo parlando della preistoria, quando passare anche acque poco profonde era piuttosto difficoltoso, e quindi ha separato un po' le due sponde, e quindi le due genti che gravitavano provenienti da est e da ovest, eccetera. Vabbè, se non ho tempo di dilungarmi su queste cose. Riferimento, stavo parlando un attimo fa delle rivalità. C'è stato qualcuno nel passato che disse, parlo di secoli fa, disse che forse i bergamaschi erano le genti più intelligenti d'Italia. Boh, forse esagerava un po', no, no. Però per bilanciare il complimento aggiunse, però qui anche il diavolo già ci ha messo lo zampino e ha calcato la mano in modo da rendere la gente bergamasca un po' diversa dalle altre, nel senso alludeva alla litigiosità dei bergamaschi. Ricordavo i Visconti, che per un secolo governano la città, ma avevano fatto la loro comparsa più episodica, ma anche prima, eccetera. Non vengono loro spontaneamente, c'è qualcuno che li chiama, perché ancora una volta è in rotta di collisione con qualcun altro, e pur di vincere e di non darla vinta a quell'altro, chiami il milanese che venga qui a risolverti i problemi. E l'altro, scornato, cosa fa? Si rivolge ai Savoia, che intanto erano calati dalla Savoia appunto e stavano irrobustendosi e stavano aumentando i loro appetiti in quello che oggi è il Piemonte, erano già arrivati al Ticino come confine, e quindi si rivolgono, bussano alla porta dei Savoia perché premano da occidente in modo da contenere le velleità dei Visconti, dei milanesi, eccetera. E rivalità che vanno avanti a lungo, queste tra Guelfi e Ghibellini, e dietro le quali non ci stavano le questioni, forse all'inizio, quelle ideologiche che conosciamo tutti, chi parteggiava per il Papa, chi parteggiava per l'impero, eccetera, erano molto più venali le dispute, molto più legate a questioni economiche, eccetera. Ecco, anche San Bernardino da Siena, che arriverà più tardi, verrà qui a Bergamo per qualche anno a predicare, eccetera, insisterà su questa particolare litigiosità dei bergamaschi. Fa venire in mente, ma vabbè, tanto una nota di colore, negli statuti, che credo siano stati di eccezionale importanza, gli statuti erano le raccolte delle leggi, gli statuti comunali, e anche le leggi hanno giocato un ruolo straordinariamente importante nella costruzione delle identità, perché vuol dire che tutta un'intera comunità si comporta in un determinato modo secondo appunto quanto dettano le leggi, quelle di oggi come quelle del passato. Ecco, a proposito della litigiosità, mi viene in mente uno statuto dove si arriva a regolamentare l'incrociarsi, oggi diremo sul marciapiede, chi deve dare la precedenza all'altro, ma i marciapiedi all'epoca non esistevano. E si risolve, naturalmente, quando si incrociava il signore e il contadino, non c'era bisogno di leggere al contadino che si spostava, si toglieva il cappello se l'aveva, sul posto che l'avesse. E si risolve la questione perché potevano essere due borghesi, oppure un borghese, un aristocratico, a incrociarsi. La mia dignità? No, non come tu, non mi lasci il passo? No. E allora si risolve dicendo: se la tua mano destra corre lungo il muro, quindi vuol dire che io sto andando in quella direzione, allora ho io la precedenza e non tu. Ma al di là del sorriso che può strappare questo, ci fa pensare ai livelli di litigiosità, evidentemente, perché se devi regolamentare anche questo vuol dire che scoppiavano risse,
quando due borghesi, per esempio, si incrociavano per la strada. Va bene, questo, dicevo, è una digressione. Mi veniva chiesto delle multiattività, rimando un po' a quello che dicevo prima. Io credo che le identità, quelle individuali nostre, ma di questo evidentemente non mi interesso, perché c'è una nostra identità individuale, le identità come le identità collettive siano una sorta di sintesi identitarie. L'identità di mestiere, per esempio, soprattutto quando si svolgono alcuni mestieri particolari, pensate a un marinaio, pensate a un minatore, pensate a certe figure di artigiani, ai contadini, eccetera. Le identità di mestiere credo che abbiano svolto un ruolo notevole nella costruzione delle identità. E qui, appunto, non abbiamo avuto, c'erano per carità i contadini, quelli che fa contadino tout court, ma se ci pensate bene, quindi quelli che svolgono una attività, se ci pensate bene, la figura dominante da questo punto di vista a Bergamo è stata quella del lavoratore che svolge più attività, quindi le pluriattività. Andiamo in montagna, famose valli, nella stessa famiglia, quindi scambiandosi i ruoli, si poteva magari coltivare un po' di terra, si allevava qualche bestia, poi se si allevavano pecore eccetera c'era la lana da lavorare in inverno, quindi diventavi anche tessitore, poi magari si lavorava nei boschi, eri anche boscaiolo, e poi c'erano le miniere, si lavorava in miniera, cioè, e poi c'erano i trasporti, perché dovevi portare a valle il legname piuttosto che il metallo eccetera, quindi con le slitte e via dicendo. Allora, ecco, ciascuno di questi mestieri da solo non ti dava da mangiare, bisognava arrangiarsi, fare l'uno e l'altro, e questo sviluppa delle abilità, ma sviluppa una forma mentale. Non aspetto che qualcuno mi risolva i problemi, che sarà poi la figura dell'emigrante. Mi do da fare, rimbocco le maniche e faccio questo e quest'altro, eccetera. In pianura le cose andarono un po' diversamente, ma anche qua pensate alla coltivazione del lino. E si coltivava poi la pianta, anche il guado, da cui ricavavo il colore che mi serviva per la tintura del lino. E poi, dopo il raccolto del lino, questa pianta dai bei fiorellini azzurri, eccetera, dopo il raccolto del lino cominciava il processo di trasformazione. Così, se ci pensate bene, la storia dell'economia, dell'industria bergamasca, parte da pluriattività. Coltivo il lino e trasformo il lino per ottenere il filo e poi per tessere il lino. Allevo le pecore per avere la lana con le quali poi ottenere il filo e poi il tessuto. E poi arriverà la seta. E me lo sono chiesto tante volte, però qua francamente ci vorrebbe anche il Giampiero Valotti, ma forse anche lui la risposta non ce l'ha, perché ha avuto una presa così forte la gelsimachicoltura da noi. Sarebbe successa la stessa cosa se non ci fossero stati alle spalle secoli di allevamento delle pecore, di lavorazione della lana? Quindi di abitudine a fare l'una e l'altra cosa e di coltivazione del lino e di trasformazione del lino? Non lo so, non lo pongo come... Però tenderei a dire che
questa abitudine a svolgere attività diverse, legate tra di loro naturalmente, ma ha aiutato, anche perché i contadini sono sempre stati molto prudenti nel abbracciare un qualche cosa che non ti dava subito da mangiare. Il baco da seta non mi dà subito da mangiare. Prima devo piantare il gelso, devo ottenere la foglia, con questa allevo i bachi, poi con i bachi riesco a ottenere il filo di seta e poi finalmente potrò questo filo di seta venderlo. Anche questa è una componente fondamentale. Quindi un'economia, questa delle pluriattività, che un'economia agricola che però è meno di sussistenza rispetto ad altre economie agricole, che ti costringe ad andare al mercato, ti costringe quindi a confrontarti con il mercato. E il mercato, tra le altre cose, era anche, come dire, il telegiornale dell'epoca. Era il Corriere della Sera, scusate, ho detto, potevo dire Repubblica, quello che è dell'epoca, perché c'era la vita, avevo le informazioni dalla gente che girava, eccetera. Quindi mi aiutava ad aprirmi sul mondo invece di rimanere chiuso dentro la mia cascina, eccetera. Ecco, forse dicevo, questi trascorsi hanno aiutato con la gelsimachicoltura. E questo poi ha significato un'altra cosa ancora, vedete come tutto si lega. Anche chi non è appassionato di storia, vi ricorderete tutti, l'abbiamo studiato sui libri di storia, e quando arriva la rivoluzione industriale in Inghilterra, due parole. Cosa succede? I contadini lasciano le campagne, si inurbano, smettono di fare i contadini, diventano operai, smettono di lavorare in campagna e vanno a vivere in città. Quindi una cesura netta tra il passato e il presente. In termini di identità è una rottura forte. E qui a Bergamo? Qui a Bergamo le cose sono andate anche da questo punto di vista un po' diversamente. Quando cade Venezia, poco prima i veneziani avevano fatto un ultimo censimento, quindi siamo alla fine del Settecento, popolazione circa 300.000 abitanti su tutto il territorio, di cui 25.000 nel capoluogo. E risulta che almeno 40.000 persone sono direttamente o indirettamente legate alla gelsimachicoltura e alla lavorazione della seta. È tanto. Ma, e dicevo, poi l'industrializzazione bergamasca prende il via sul settore tessile, in qualche modo legato alle campagne, escluso poi il cotone, che sarà una vicenda diversa più avanti, dopo la metà dell'Ottocento. Cosa succedeva con la gelsimachicoltura? Che è finito il ciclo, di solito giugno, inizialmente anche prima, poi hanno capito che non andava bene perché faceva troppo freddo, eccetera, quindi si spostano a giugno. Finito il ciclo, quelle stesse ragazze, perché erano tutte donne, quelle stesse ragazze che avevano, contadine evidentemente, che avevano lavorato per ottenere i bachi da seta, le stesse contadine lavorano poi in Finlandia. Ne sorgeranno alla metà dell'Ottocento, se ne contano oltre 400 in provincia di Bergamo. Quindi diventano operaie, ma non, come vi dicevo un attimo fa, non li abbandonano i panni contadini, sono sempre contadine e operaie. E non si inurbano, non vengono qui in città a vivere, rimangono a vivere nelle campagne. Quindi le radici non si spezzano. C'è un mondo contadino che penetra lentamente dentro il mondo industriale, diciamo così. E le due culture, perché non sono solamente due economie, ma sono due culture, sono due
architetture sociali si scivolano, come dire, una dentro l'altra, senza rotture traumatiche. Ecco, non so se ho risposto a un po' di domande, ma quella della pluriattività mi interessava in modo particolare. E appunto ricordo poi che questa abitudine a svolgere lavori diversi aiuterà a emigrare, perché quando si emigrava, non è come oggi, già oggi è difficile, eccetera, ma non sapevano bene dove andavano a finire, li imbrogliavano, gli facevano pagare il biglietto per una destinazione, si ritrovavano da un'altra parte, non sapevano, non avevano il contratto di lavoro in mano, non sapevano bene cosa avrebbero fatto, ed erano disposti a fare tutto ed erano anche capaci di adattarsi a qualsiasi situazione. Credo che grazie ai molti spunti che lei ci ha offerto, professore, emerga anche il grande punto di forza, secondo me, di questa pubblicazione, di questo libro, che già dicevo non essere una guida storica della città e non è nemmeno una trattazione esclusivamente politico-istituzionale da un lato e nemmeno totalmente versata alla storia sociale o alla storia economica dall'altro. È una storia che veramente sa compenetrare gli aspetti e tutto quello che lei ha fatto emergere è effettivamente contenuto all'interno di questo testo. Questi snodi, questi passaggi attraverso le epoche storiche per cui noi abbiamo modo di entrare in contatto con il panno grosso di lana bergamasca prodotto in Valseriana, prodotto in Alta Valseriana, a partire dalla pastorizia della Valseriana, della Val Brembana, prodotto in centri come Clusone, la lavorazione più raffinata che si ha in un centro come la Val Gandino e Gandino in particolare, con i suoi contatti straordinari con altre terre d'Europa, con le Fiandre su tutti, basta fare un giro al museo della Basilica di Gandino e uno ha modo veramente di restare incantato di fronte alle possibilità di scambio che queste valli già si concedevano alla fine del 400 e poi nel corso del 500. E poi appunto l'evoluzione, la lana, la lavorazione della lana, l'importazione straordinaria di questa nuova cultura, soprattutto nel corso del 600, per cui il gelso e da lì la lavorazione, il bacco da seta, la lavorazione della seta. E lei sottolinea un dato veramente impressionante a questo proposito nel libro. Dice come a un certo punto la manifattura legata alla seta della terraferma veneziana si concentra per circa il 40% in Bergamasca, quasi la metà dell'intera lavorazione in questo senso che si ha sotto il leone di San Marco è concentrato proprio all'interno del territorio bergamasco. E poi una capacità continua di riciclarsi dalla seta e poi ovviamente fino al cotone e fino al contatto anche con delle mentalità nuove, mi viene da dire. La capacità di riciclarsi del bergamasco, la capacità di dedicarsi a più attività, ma anche il contatto con degli imprenditori coraggiosi, talvolta giunti da fuori, da un fuori Bergamo abbastanza vicino nel caso della famiglia Crespi, con le innovazioni straordinarie di Crespi Dadda, e poi ovviamente soprattutto il contatto con la grande imprenditoria che ha valicato le Alpi e che è giunta soprattutto dal contesto tedesco e in particolare dal contesto svizzero. Ecco, mi piacerebbe quindi che ci avvicinassimo anche a quest'altro snodo da lei magistralmente studiato tra 800 e 900, l'evoluzione industriale di quella Bergamo che è terra di penuria, è terra che sa riciclarsi, è terra così simbolicamente rappresentata dal suo arlecchino che sa fare della penuria l'oggetto di fantasia con cui ottenere la sua popolarità, e allo stesso modo quindi anche la capacità della gente di Bergamo tra 800 e 900, ma poi nel corso del 900, dopo la Seconda Guerra Mondiale in modo forte, di trasformare questo territorio da territorio dove è stata grande, è stata forte anche la povertà,
in una invece delle terre con il reddito pro capite più alto d'Italia, se non addirittura in alcuni casi con il reddito pro capite più alto d'Europa. Anche questo snodo qui di professore le chiedo. Arlecchino, a dire di Gallo, Arlecchino è servitore, non servo, servitore, che è una cosa completamente diversa. Allora, ho in mente una metafora che quando l'ho letta, non è parto mio, mi è piaciuta tantissimo. Ogni botanico sa che c'è un rapporto tra i rami e le radici, e c'è un rapporto, crescono i rami ma crescono anche le radici. E riparagonava, a proposito dell'identità, e poi dell'identità bergamasca, paragonava proprio il bergamasco a un albero con questi rami che si proiettano nel cielo. È fuori di metafora, è il segno dell'apertura dei bergamaschi, un'apertura a volte obbligata, quella dell'emigrazione, che però ti fa calcare le strade del mondo e quando torni indietro sei diverso, hai sperimentato qualche cosa di nuovo, hai guardato fuori dall'ombra proiettata dal campanile sul territorio. E questi rami che si proiettano, che però camminano insieme a queste radici che vanno sempre più in profondità. Non è vero che emigrare significhi rompere le radici, spezzare la memoria, troncare il rapporto con i luoghi dove sei nato. Anzi, l'emigrazione, a parte quella definitiva, che è un'altra cosa, eccetera, ma anche qui, vabbè. L'emigrazione rafforza l'identità. Questo è un dato importante. E ti abitua a vivere insieme a degli altri, insieme all'altro, al diverso da te. Ci sono nell'archivio della Curia, su in Città Alta, ci sono dei documenti molto belli di questi preti missionari che andavano a seguire gli emigranti bergamaschi di fine 800, inizio 900. E sono tutte queste molto preoccupati naturalmente, perché per esempio entravano in contatto con i protestanti, con la religione protestante, che fra l'altro è un po' più comoda rispetto a quella cattolica, perché ti costringe di meno a confessioni, queste cose, eccetera. Quindi molto preoccupati. Ma quello che adesso mi interessa è che se tu stai qualche anno in Svizzera, in Germania, in Belgio, in Francia, eccetera, e stai in mezzo agli altri, a gente che ha una cultura diversa, magari pratica una religione diversa, e quando torni sarai contento di tornare alla tua terra, bergamasco, eccetera, però dentro di te porti queste diversità che hai colto in giro per il mondo, anche perché servivano qualche volta ai più giovani per sentirsi un po' più, qualcosina in più rispetto ai coetanei che non avevano lasciato il paese, eccetera. Questo funziona in entrambi i sensi, no. Vale per l'emigrante che lascia la sua terra. E fra l'altro, ecco, vorrei aggiungere una cosa: attenzione che l'emigrazione bergamasca è dettata naturalmente, prevalentemente, fondamentalmente dalla miseria, dalla povertà, però poi ci furono bergamaschi che tornarono di nuovo con le pezze sul sedere, come si usa dire. Ma ci furono bergamaschi che fecero fortuna, non so, oppure bergamaschi anche che furono chiamati, per esempio quella piccola comunità che si crea sotto il regno dei Borboni a Napoli, erano filatori di seta che vengono chiamati per la loro abilità, per migliorare
i processi produttivi là a Napoli, quindi è una emigrazione, come dire, di elite in qualche modo. Oppure la compagnia dei Caniana, i Bastagi, nelle aree portuali c'erano bergamaschi, i Caniana a Genova, i Bastagi a Venezia, poi a Pisa, quando si interra il porto di Pisa e i medici spostano il porto a Livorno, li ritroviamo a Livorno, eccetera. È in posizione anche di potere, contavano loro, no? Eccetera. Quindi un'emigrazione molto sfaccettata, eccetera. E nello stesso tempo, ecco, Bergamo diventa, prima di diventare terra di immigrazione, l'immigrazione che conosciamo, dicevo, a partire dagli anni 90, gli albanesi, poi africani, eccetera, diventa terra di immigrazione, ma naturalmente per altre ragioni. E giustamente ricordava Crespi Dadda, Crespi, e allora diciamo in generale gli imprenditori milanesi che arrivano a Bergamo, comunque, come dire, forestieri che vengono qua, e gli svizzeri, eccetera. Allora, adesso no, non entro nella storia degli uni, degli altri, eccetera, ma la domanda è: ma perché vengono a Bergamo? Perché non vanno da un'altra parte? I milanesi potevano benissimo, invece di passare l'Adda, potevano passare il Ticino e andare a Novara, senza andare troppo lontano. Anche là avrebbero trovato, oppure senza spostarsi molto, rimanendo sempre nella loro provincia, potevano andare su per la Valle dell'Olona, che fu un'altra valle di grande industrializzazione come la nostra Val Seriana. Vengono a Bergamo. E anche gli svizzeri, è vero che gli svizzeri scendono e trovano, prima di tutto trovano la Valtellina, e poi trovano senz'altro Bergamo, ma potevano anche spostarsi un po' di più, a est o a ovest, eccetera. E allora cos'è che li attira qua? Li attirano certamente alcune risorse, alcune caratteristiche ambientali imprescindibili. Sono industriali tessili, hanno bisogno della forza motrice, non c'è ancora l'energia elettrica, quindi i fiumi, le acque sono fondamentali e qui ne trovano a sufficienza. O sull'Adda, nel caso di Crespi, d'Adda, oppure Serio, Valseriana, eccetera. Quindi questo è un vincolo, come dire, tecnologico ineludibile. Ma poi vengono qui e si trovano bene qui, anche se Bergamo non può offrire un mercato di sbocco per la loro produzione. Avete in mente queste fabbriche cotoniere con magari 2.000-3.000 operaie che lavoravano, quanto potevano produrre? E su quale mercato di sbocco poteva andare tutta questa produzione cotoniera? Non certamente quello di Bergamo. Quindi avevano poi il problema di spostare tutto di nuovo sul mercato di Milano, con costi di trasporto non indifferenti, perché stiamo parlando di epoche in cui evidentemente non ci sono i camion a disposizione, eccetera. Eppure vengono qua, assoggettandosi a questi costi, questi problemi di trasporto, eccetera. Perché? Perché trovano una manodopera efficiente. È la capacità lavorativa bergamasca che conta, di queste donne soprattutto, perché guardate che la classe operaia bergamasca, fino, se non vorrei sbagliare, ma censimento del 1911, per la prima volta si contano più operai maschi che femmine, ma sino ad allora la classe operaia era femminile. Donne che vengono dalla campagna ancora una volta, questa volta non sono più contadine operaie, ma sono operaie contadine. Alcune rientrano a casa la sera, altre rimangono in fabbrica tutta la settimana, quindi questi imprenditori dovranno anche organizzare il dormitorio, il refettorio, affidandosi, svizzeri compresi, alle suore,
suore cattoliche, non protestanti, no? Molto rispettosi, no? Eccetera. Quindi operai che stavano tutta la settimana in fabbrica, rientravano in famiglia poi il fine settimana, e se c'era da sbrigare qualche faccenda nei campi continuavano a farlo, quindi erano ormai diventate delle operaie, ma senza perdere ancora una volta quella loro natura contadina, quella loro identità, contadina. E grandi lavoratrici, è questo, e poi disciplinate. A Milano, per esempio, già alla fine dell'Ottocento cominciavano le acque a muoversi. Avete in mente quella scena dell'albero degli zoccoli, quando loro due si sposano, vanno in viaggio di nozze da Bergamo a Milano e lì incontrano i tumulti, sono quelli di fine secolo, eccetera, il Bava Beccaris, il 98, eccetera. Bergamo invece ancora tranquilla, eccetera. Questa classe operaia diligente, no? Operosa, eccetera. E questo quindi attira gli imprenditori. Tanto che la Valseriana viene poi, a un certo punto, viene definita, magari con un eccesso di retorica, la Manchester d'Italia. Ma non si andava molto lontano dal vero, eccetera. E questo, vabbè, adesso per sbrigarmi di nuovo, direi che questa curiosità, anche apertura al nuovo, la ritroviamo nella capacità innovativa. Si parte dal tessile, il tessile è la base della industrializzazione bergamasca, ma se noi andiamo a vedere quello che succede per esempio all'inizio del Novecento, è incredibile il numero di imprese moderne che compaiono a Bergamo facendo tesoro delle ultime innovazioni tecnologiche. È arrivata l'energia elettrica, ecco, vediamo comparire la Fervet, la Magrini, eccetera, quella che diventerà la Sace, eccetera, che sono fabbriche di un settore completamente nuovo, il meccanico, che poi diventerà dominante e lo è ancora oggi. Nuovo, assolutamente nuovo, non ha radici. C'era pochissimo prima, di meccanico. Eppure c'è questa capacità di cogliere prontamente l'innovazione, farla propria, e farla propria in maniera notevole. Fino ad arrivare, e chiuderei col chilometro rosso, ancora, non so, tanto per dirne una. Infatti è una cosa su cui insiste fino alla fine il vostro libro, anche nel quarto atto. Allora, dovete sapere che questo libro è strutturato con un prologo, quindi con una passeggiata attraverso la Corsarola e Città Alta iniziale, che però toglie subito il terreno sotto i piedi a chi si aspetta una guida, perché nell'arco di una decina di pagine la cosa si esaurisce. E dopo una riflessione generale, e da lì mi veniva da citare Arlecchino, sull'identità bergamasca, in cui vengono prese in considerazione anche le maschere veneziane di origine bergamasca, il testo si struttura in quattro atti, in quattro parti, appunto, nel quali si cerca di dare conto delle origini di Bergamo e della sua evoluzione fino al Medioevo, fino a tutto il Medioevo, da prima, la Bergamo veneziana, la Bergamo nel passaggio tra l'età napoleonica e gli austriaci, e poi da ultimo, naturalmente, la Bergamo dell'Italia unita, ma soprattutto la Bergamo nel secolo breve. Quindi, usando questa categoria di Hobsbawm che viene applicata anche alla città di Bergamo, direi con forza, e fino alla fine lei ribadisce il concetto che ha sottolineato anche fino a poco tempo fa, da un lato il conservatorismo dei bergamaschi, da non confondersi però con una mancanza di apertura verso le innovazioni. Si può essere conservatori, lo sono i bergamaschi, lo sono profondamente sotto tanti punti di vista, e al contempo essere veramente all'avanguardia. Sin dal primo prototipo di autostrada, quello che già negli anni 20 del Novecento collega prima Bergamo e Milano e poi Bergamo, Milano e Brescia, ricalcando in buona parte quella che poi sarebbe diventata la A4, pur con una sola corsia per senso di marcia inizialmente.
Quindi ecco, la ricchezza di questo libro sta in questo. C'è Bartolomeo Colleoni, c'è Vittore Soranzo, c'è la famiglia Tasso, c'è naturalmente Papa Giovanni, c'è Ermanno Olmi, ci sono i grandi nomi che non potevano non essere ricordati per motivi vari all'interno di una storia di Bergamo che in 250 pagine abbracciasse 2500 anni di storia, ma soprattutto c'è questo, c'è il bergamasco, ci sono i bergamaschi, anzi, no? Alla luce delle diversità che abbiamo sottolineato. Quindi, per chi avesse già avuto modo di affrontare il testo, ma anche per chiunque nutrisse delle curiosità che vuole sottoporre al professore, direi che possiamo magari concedere un istante per pensare a un'eventuale domanda da parte di qualcuno. Lei ha parlato della scienza della Val Serniana. La Val Brembana è diversa? Sì, è diversa. È ancora una volta, ma non perché antropologicamente quelli della Val Brembana fossero diversi, eccetera, ma perché proprio fisicamente sono due valli diverse. Voi sapete che fino all'arrivo della via Priula l'accesso alla valle avveniva dalla valle Seriana. C'è la stretta iniziale che impediva fino alla polvere da sparo, fino a quando non si potrà abbattere la roccia con la polvere da sparo, si impedirà il passaggio. E quindi la Valle Seriana parte molto prima con i commerci, eccetera, e la Valle Seriana è più angusta, fra l'altro, eccetera. Se osservate la Valle Seriana qualche volta da qualche monastero, da qualche chiesa, un po' sui declivi più sopraelevati, osservate in basso, vedete, certo, non è la Valle dell'Adige, per carità, non, però è una valle abbastanza ampia da permettere l'insediamento in alcune zone, fino, non avete in mente, la zona di Albino, eccetera, l'insediamento di un numero notevole di fabbriche. Da alcune carte, eccetera, avevo scoperto tempo fa che ad Alzano, quando arriva, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quando si tratta di insediare quella che diventerà l'Italcementi, non c'era già spazio, ma non perché fosse stretta lì la valle, lì è anche abbastanza larga, solo che c'erano già stati così tanti insediamenti, eccetera, che dovettero abbattere qualche cosa per poter, eccetera. E quindi è chiaro che qui hai uno sviluppo, appunto, manifatturiero precoce, con tutto quello che ne consegue, come ho cercato di dire prima. A proposito, citato l'Italcementi, mia esperienza personale, la capacità degli imprenditori di apprezzare le novità tecnologiche e applicarle, cioè investendo capitali. Un esempio è stata allora non c'era l'Enel, per fare il cemento occorreva parecchia energia e le centrali idrauliche erano, cioè, in Val di Scalve, si trattava di portare l'energia dalla Val di Scalve a Bergamo o a Villa di Segno. E da pochi anni, pochissimi anni, alla mostra di Francoforte era stato presentato il trasformatore che alza la tensione. Il trasporto a lunghe distanze si può fare solo con l'alta tensione. E un Pesenti che aveva visto alla mostra il trasformatore ha capito l'importanza, ha rischiato per fare tutto un elettrodotto dalla Val di Scalve fino a Villa di Serio e costruire la centrale, applicando una novità che come era il trasformatore. Ma si potrebbero, adesso comincia a essere tardi, ma velocissimo proprio, si potrebbero ricordare la Dalmine. Arriva qui, decide di costruire la Dalmine nel 1906. Capitale era in gran parte 75% della Mannesmann tedesca. Poi c'era un po' meno del 25% la metallurgica che era di Roma e poi un altro singolo imprenditore, eccetera.
La Mannesmann, 75% del capitale, quindi era lei che decideva, viene dalla Germania e quando firmano dal notaio l'atto costitutivo della Dalmine, non sanno dove realizzarla, non si chiamava Dalmine infatti, e prendono in considerazione tutta una serie di località, ma pensate, fra le altre, una su in Valdossola addirittura, cioè dove si va a Domodossola verso il Sempione, perché lì c'era la linea ferroviaria, eccetera. Quindi per dirvi il ventaglio di possibilità. E poi, guarda caso, arrivano a Bergamo, no? Quindi, di nuovo, c'è questa attenzione a Bergamo. E il discorso delle innovazioni, che rimanda a quello che lui diceva prima. Bergamaschi, a mio avviso, poi fra l'altro io non sono neanche di origine bergamasca, mentre molti di voi lo sono, ma ho sempre pensato ai bergamaschi come l'identità bergamasca più, diciamo, conservatrice, ma dal punto di vista appunto culturale, delle radici, eccetera, e nello stesso tempo dinamica, innovativa dal punto di vista economico, che non è una contraddizione, sono due componenti, due facce di un'unica medaglia. E dicevo, questa capacità di cogliere l'innovazione è qualche cosa che arriva subito, si sente. Lì di nuovo mi viene in mente di nuovo la Dalmine, i problemi della Dalmine, perché non c'era energia a sufficienza, come li risolvono, o tra le due guerre mondiali verrà citato come un esempio innovativo quella centrale di trasformazione che a Villa di Serio, dove abito, l'ho ritrovata su una pubblicazione dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, e verrà menzionata quella centrale di Villa di Serio che serve proprio di smistamento, arriva energia dalle alte valli e poi viene distribuita, eccetera, con tecnologie moderne, molto molto avanzate. Bene, in effetti abbiamo davvero esaurito il tempo a nostra disposizione, ma lo abbiamo fatto toccando tanti aspetti. Chiudo citando soltanto una particolarità degli apparati che accompagnano questo libro. Abbiamo una bibliografia finale che è divisa in due parti. Da un lato i testi utilizzati dagli autori per la costruzione della loro ricerca, e dall'altra una bibliografia invece che in 2-3 pagine cerca di dare conto delle tante storie di Bergamo, che a partire dal Foresti arrivano fino ai giorni nostri, perché queste fonti vengano intersecate e vadano a costituire una storia più grande, una storia delle storie di Bergamo. E dall'altra la costruzione di una cronologia essenziale, particolarmente curiosa, perché è una cronologia che non si occupa esclusivamente di fatti militari, di fatti politico-istituzionali, di fatti sociali, cerca di intrecciare talvolta anche delle curiosità. Mi è venuta in mente, la cito, perché parlando dell'irrigimentazione delle acque, non soltanto per le colture, ma anche per l'ottenimento dell'energia idroelettrica, tra le particolarità citate, giustamente, anche il disastro del Gleno del 1923. Si spazia lungo il territorio, si spazia lungo le vicende. Questa bibliografia, questa cronologia, perdonate, di 2 pagine cerca di farlo, ma è quello che più in generale in 270 pagine cercano di fare i nostri autori. Quindi ringrazio il professor Della Valentina per questa presentazione, ringrazio tutti i partecipanti. Prima di chiudere voglio ricordare il prossimo evento di Archivio Bergamasco, quindi la prossima settimana, sempre presso questa sede, sempre alla stessa ora, alle 17.30, giovedì 7 aprile, Barbara Curtarelli presenterà nell'ambito delle fonti e dei temi di storia locale la ricerca Le scuole popolari nella Bergamasca, storie e testimonianze. A coordinare sarà proprio il professor Della Valentina, che ancora una volta ringrazio. Grazie.